di cosa tratta il gioco. Sono tante storie di omicidio, di robe così. Tu devi riviverlo comunque. Sì, devi riviverlo con enigmi. Qualcosa non va. Ok. Oh, ciao, Don Lelio ha donato 2 euro. Marco, cosa ti aspetti dal finale di questo gioco? Non tanto, perché ho paura che sia stato difficile fare un finale coerente con tante storie che non si è capito bene se sono coerenti fra di loro. Sono un po' tutto un mischione. In più gli horror hanno una terribile mania di far cagare alla fine. Perciò è un problema. Ho paura che la bellezza poi si perda nel finale, come succede molto molto spesso. Guardate, questi siamo noi. Questi siamo nella foto. Guardate che bello. Peccato che dell'ultimo non abbiamo preso niente. Un po'. Via. È possibile riscattarla? Mi sono impegnato tantissimo. Sì. Gli horror hanno in linea predisposizione al finale brutto. C'è poco da fare. Già. Come i finali dei Griffin. Sono brutti. Cazzo, non la sapevo quella cosa, Ivan. Va bene, quindi. TV Bianchi legge, ma che bravo il biondo volante. Vabbè, in poche parole noi possiamo farci aiutare da questo social network chiamato Propagand, che la gente che ci sta giocando può mettere robe scritte, foto. Ah, questo... quadro strano, sì, sarà una combinazione. Tabella completa. Questa tabella completa la scarico come. Let's go. Porno star preferita? Non saprei. Mi piaceva Little Loop tempo fa, ma poi sono cresciuto. Allora, torciona come sempre. Oh, ciao Nico. Yo. Ok. Frigo, vediamo se c'è il frigo. C'è sempre stato quello? Sono stupido. Ah, quindi erano vari pezzi e la gente doveva comporli. Minchia, sono saltato tutto. Questo quando mai l'ho visto? Comunque era fighissimo il giochino del... una specie di dama. Ah, sì. Oh, merda! Ma che... si è riscritto? Infine ci... per primo 55 seduto dietro di me, poi viene 34, 52, 55, 54, 31 seduto alla mia destra, infine ci sono io. Viene resettato? Beh...
Ok, non si può fare 3 volte. Grazie, capo. Bel finale, dai, bello bello. Ma le altre stanze invece? Perché ovviamente si vanno le altre stanze. Quale miglior scary dinosaur del Carnotauro, un demone con corna e piccole inquietanti zampe vestigiali, con la fama di essere un predatore estremamente veloce? Calcestruzzo, penso molto spesso a quello che hai fatto. E grazie. Ma c'è anche un cuoricino! Un cuoricino! Oh, e vai! No, posso tenerlo? No, lo terrò per sempre. Bellissimo. Figo. Posso perderlo, tipo così? Vola. Vola. Stronzolone, è chiuso. Posso portarlo con me il pallone? Dai. Dai. Ok, vediamo. Merda, no, peccato. Ivan, ho distrutto. Ivan, ho distrutto il palloncino. Era importante. Oh oh. Voglio il mio cazzo di palloncino. C'è dall'altra parte del muro, veramente? L'ho fatto arrivare dall'altra parte? Oh oh. No, non c'è. È tornato? Era là, era là. È tornato nella stanza? Ok. Eccolo qua. Vabbè, prendiamolo. Ci facciamo. Cinepresa, man. Ho sempre pensato a un uomo con la cinepresa in testa. Oh. Sistemiamo al meglio delle nostre capacità. Cosa mi dice? È troppo importante. Ok. Come se non fosse successo niente. Va bene. Merda, ma è vivo. Poi mi centriamo i numeri nella lavagna poco fa, ovviamente. C'era scritto dietro di me, quindi è gente che è seduta.
sta cazzo di stanza. E niente, ok. Questo è difficile addirittura, ok. Allora. Frankie Yellow. Grazie. Wow, ma alcuni sono al contrario, che figo. Allora. Beh, sono le sedie. Per primo 31, 35, 51. Eh sì, sono tre file e poi due. Meglio fargli la foto a quella cazzo di cosa, rimaniamo là. Allora 31. Evviva, evviva, evviva Marco, il mio papà. E vai, io sono tuo papà. Ma il fatto è che non va oltre il 55, cioè non va oltre il 50. Quindi penso che bisogna vedere questo. Per prima 31. Sei tutto dietro di me. 31, 35, 51. 31. Devo partire da sinistra. 31 e 31 e 31 dietro di me. Quindi è qualcuno dietro. Quindi praticamente lui potrebbe essere la merda di torcia, puttana. Ma le sedie sono solo 25, no, ma non si parla di numeri, si parla di coordinate. Quindi lui potrebbe essere Diane, poi altre con la E. Mamma mia, dimmi che c'è solo quella con la E. E no, c'è anche Ethan, Evelyn. Però René l'abbiamo sentito. René l'abbiamo sentita, era una persona. Ah, forse le lettere. Dobbiamo fare il nome con le lettere. 31, 35, 51. 31, 35, Emily. È giusto, no?
51 51. Che cazzo è quella roba? Quella è una J. Ah, però è anche una I, sì, giusto. È Emily, Emily. Quindi prima Emily, e dobbiamo quindi. Ok, dobbiamo aprire quel regalo là. Nel continente nero, Parapunzipunzipio. Alle falde del Kilimangiaro, Ci sta un Parapunzionipio. popolo? Ci sta un popolo di Kilimangiaresi? Alexa, Daniele se l'è cercata. Ciao Ci sta un Barbutino. popolo di negri, si può dire se non è usato a modo di dispregiativo o denigratorio. La canzone fa in quel modo, non stiamo insultando nessuno, quindi non fate gli scaltroni, eh? Non fate gli scaltroni per farmi inciampare. Via! E vai! E vai! Birubirubirubiri. Ecco qua la mia sub. Birubirubiru. Non dite ban, idioti. Grazie Bizzard. Donevo, grazie dell'abbonamento. Allora, la seconda, che è molto easy in realtà. 43, 53, 24, seduta alla mia sinistra. Ma allora sarà per forza uno di questi, no? 43, abbiamo la O. Ecco la O, chi c'è? Oh oh. Forse dietro di me può essere questi qua. Ecco là, c'è solo Oscar. Ecco là, c'è solo Oscar. Proviamo Oscar così senza pensarci due volte. Yeah, allora lui deve essere questo. Wow! Merda, codice Morse? Morse code. Premi. Ah, wow, possiamo comunicare, figo. E con chi? Un altro? È un bug? Ogni cosa adesso è un bug. Dobbiamo forse dirgli. Ehi! Dov'è l'H? Ok. La E. E la Y. No, 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 no! No, no, perché? No! Perché? 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 Merda! Ma perché? Ho solo detto ehi! Ho solo detto ehi! Ah, me l'ha detto Ivan. Ho solo detto ehi. Merda. Ma come sto calando dall'alto sta pure piovendo e sbatto le finestre, cazzo. Tranquillo comunque, a lui lo conosco molto bene. È l'uomo verde. No! Dimmi che ho la radiolina. Dimmi che ho la radiolina.
Vabbè, in realtà buono, così ci siamo tolti dalle palle quello stronzo. Vaffanculo, ho detto una cosa. Dammi la radio Neil. Well done. Due radioline. Che cazzo ha fatto? Ma che cosa succede? Eh? Porco! Oh! Hai rotto tutto, bastardo! Hai rotto tutto! No. Dai. Comunque il fatto che ce ne abbiano dati due è molto strange. Sono uguali. Eccolo, well done. Ben fatto. Dobbiamo metterli nel cazzo di... Mettiamoli subito nel PC. Sei andato lo stronzo? Si è allagato tutto. Cazzo. Immune. Olè. The uninvited knows how to make that secret work. It's a shame that it has no voice. Infatti no. Quale circuito? Quale circuito? The uninvited. The Uninvited sarà il cesso di Petro? No, non penso. Forse l'uomo riprese. Qua ovviamente. Ok, minchia, si è allagato tutto. Marco, sembri molto profumato. Lo sono, grazie. Lare, solzi, grazie all'abbonamento. Qual è successo? Lui qualcosa sicuramente farà. Anche perché là. Scusami. Ciao Alex, come stai, bello? Oh! Merda. Josh, grazie l'abbonamento. No! Ah sì? Preparati, bastardo. No! Fotto. No, minchia, devo uscire insieme alla sedia, devo riuscirci. Merda, è fortissima.
Ah, ci metto la torcia sopra. Neanche wall jump. No! Merda. Tippa fuori dalla vita internet. Sì, sì, sì. Vabbè, dai. Quindi, sto cazzo di codice Morse. Ah, ma dobbiamo dirgli qualcosa. Dobbiamo dirgli well done, forse. Cosa c'è scritto? Che solo l'uomo non sa come fare. Qua non dice nient'altro, non c'è più niente. Proviamo well done. Anche se well done penso sia per me. C'è anche lo spazio. Ah, pure il punto interrogativo esclamativo. No, ho sbagliato. Grazie. Marco, oltre a SDRU Mox, da chi vorresti avere il cazzo nel tuo culo? Da nessuno in realtà, Mr. Nerdy, grazie. Forse è mio fratello. Quindi well done. Invece di mettere una sedia metto due sedie. Oh merda. Perché non sono io che le faccio. Cioè non sono loro che se ne vanno troppo lontano. Sono io che esco dalla. Minchia, ma allora vi fotto, buttate. Preparate. Sono io che esco da là che le faccio tornare. Via. Ma fortissime. Ah, ma il cazzo di buco? Qua sopra. E vai. Lega. Perché tipo devo comunicare con qualcuno? Dimmi che ci sono arrivato, please. Merda. Quindi? Che paura. Mi sono dato addosso la mia stupida foto. Sì, infatti, che cazzo di ansia. La foto, via.
Devo comunicare? Cioè, che cazzo gli devo dire? Punto interrogativo e punto esclamativo. Ma sono diversi da come dovrebbero essere fatti. E invece no, sono uguali. Punto interrogativo. Devo farlo? Ok. Oh merda. Ok. Uno, due e tre. No, no, no. Uno. Perché c'è questo? Perché lo fa vedere? Forse A? A? Lui mi dice di sì se è giusta, ma non penso. Se no dovrei farle di tutte, è una minchiata, no? Forse uno? Non sono stato io. Non sono stato io. Che paura. Merda. Non sono stato io. Ha detto tu. E tu cos'è? La M. Perché la M? Perché? Perché mi ha fatto quella roba? Ho fatto uno. Wow, mi sta dicendo quale mettere. Ok. Ma wow. Quindi due. C'è la ri. Il modo più stupido era il più giusto. Sempre da questo. Tre linee, la O. Il due e la O. Ah, punto interrogativo e punto esclamativo perché dobbiamo fargli capire in quale pannello stiamo lavorando, certo. Ok, la 3. Punto lungo punto. E punto lungo punto è la R. Becca di questo, boom. Ok, andiamo qui. La 1 e poi punto esclamativo.
Formula R. Spero di star facendo giusto. Un po' palloso però. Beh, in realtà... cioè, che cazzo vuol dire palloso? Mi sento figo che l'ho capito, è questo il fatto. Due. Lungo e tre cosini. Lungo e tre cosini. E la B. Quindi due. B. E siamo alla fine. Due cosine e basta. Due cosine e basta. E la I. Dimmi che è giusto, ti prego. Dimmi che è giusto. Grazie. Mezzo di pistola, due vino e mezza scopa. Cioè mezza pistola, due vino e mezza scopa. What? Siringa. Scarta. Oh! Ah, dobbiamo creare una specie di miscuglio. Che cazzo vuol dire metà scopa? Questo è il bicchiere, ok. Ma di cosa? Oh, il televisore. Che cosa sono queste cose? Cioè, se vuoi darci i simbolini? Certo. Vabbè, questo possiamo chiamarlo nel cesso, no? C'è un cazzo. Dobbiamo solo prenderli. Posso prenderli? Oh merda, no? Li dobbiamo veramente prendere tutti? Nightshade? Vabbè, mettiamo il bicchiere qua intanto. Anche la siringona. Ah. Ah, sono tutti veleni. Li prendiamo tutti. E quindi posso metterli qua, tipo? Come faccio? Ah, devo metterli nel bicchiere. Come faccio a metterli? E li porto tutti al PC.
collega. Ma a culo, incredibile, l'ho scoperto. Ma a culo, io la mia merda di mania di aprire l'acqua per tutto il gioco mi ha ripagato. Certo, perché si apre. Ah, certo, perché sotto c'è il Dai, filtro. fai la solita gag dell'abbonamento comprime, su. Cioè quale? Ringraziarti, figlio di puttana ingrato? L'avevate indovinato, bravi. No, no, ti prego, 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 no, ti prego. Non possiamo stare sotto il cazzo di... Hai messo l'invulnerabilità, vero? Oh, merda. Avvelenano buttano... Eh sì. Marco, leggi Ivan su. Ok. Pausa, non mette pausa. Marco, l'occorrenza può usare il tasto centrale del mouse per avvicinare lo sguardo. Wow, ok. Sono andato col figlio. E quindi possiamo usare il bicchiere. Merda, ancora no. Minchia, pure qui. Mezzo centimetro di zoom. Ebbè, io quando l'ho fatto di LSD mi zoomava lo sguardo. Faceva bellissimo. E senza comando, ogni tanto lo faceva. Mi faceva il buzz di Fallout. Non fatevi di droga, ragazzi, veramente bruttissimo quando finisce. Quando lo fate è bellissimo. È bruttissimo perché ne vuoi ancora e muori, quindi non fatevi mai di droga. Dovevo spiegarlo meglio, però eccomi qua. Ah, qua non vai sott'acqua. Accoggi Mirko su e giù. No. Grazie, dottore. Quando cazzo volete, ragazzi? Ma secondo me avrai una ricaduta, può essere. Sei andato, sì? Oh, PC time. Che abbiamo droppato tutte le cose che amiamo così tanto. Spaventati? L'ho fatto due volte così. Tutto. Origin player insecticide for delusion against thieves. Contenzi, eh? Adesso chi la man in around 10 minutes leads to lost consciousness and convulsion. Ok. The first known case took place on board of a ship in the open sea where the sailor has consumed blowfish, che è il pesce velenoso. 10 times more toxin than potassium cyanide. Toxin carries with it a poisonous glue to affect such a shortness of death in the senses. Tinnitus, lightheadedness, paralysis, and regular heartbeats. No. Three types of V6, A, B, and C. It's a microtoxin put by a few species of fungi. Causes renal injury and can lead to hepatitis, hepatitis, enteritis, and necrosis of lymphatic tissues. Okay. This is in warfare, it's the poison as ripped more victims to date, but
Bounty Blood, può essere che Warfare Nature as a berry. It was used witches in the Middle Ages as a drug. Belladonna has swifted in brains. Stanno parlando di quelle cose là? Arsenico. Filter arsenic. Che vuol dire filtro arsenico? Ma arsenic io non ce l'ho. Io non c'ho l'arsenico. Sarebbe mezzo bicchiere di filtro di pistola, un bicchiere di sostanza delle streghe e uno di Cerbero. Di Cerbero? Ho dei filtri. La tetrodotoxin ce l'ho anch'io. Ah, vediamo. Questa ha fatto una foto. Guarda! Cerbero? Ah, witches, certo, la scopa è witches. E gli anelli sono le mogli che uccidono i mariti. Ok, quindi abbiamo. Ma io non ho fatto la foto, era pistola il nostro vino e scopa. Quindi cos'era la scopa? La scopa era witches. La scopa era il nightshade, e questo quindi ce lo prendiamo. È sicuro ci serve. Ok, mettiamolo qua. Olè. Poi abbiamo, secondo me, Warfare e pistola. Ed era questo, no? Warfare. Cyanide sicuramente. Cianuro. Pistola. E l'altro era vino. Forse berries. Forse berries. Ma lei ho scoperto che c'è un film particolare che si chiama La Banda su. Fatto veramente alcuni filtri, spero possano servire. Vabbè. Sti cazzo di. Chi disegna il pisello come prima cosa è un idiota, eh. Ne ho visti un sacco all'inizio. Mi sento strano. Ho trovato un po' di filtri. Arsenico ce l'ho. Questo già lo sappiamo. Vediamo negli altri posti se hanno altri veleni. Foto. Tetro ce l'ho. Ce l'ho tutti, mi sa. Anche perché quanti cazzo ne avrebbero messi? 1 miliardo? Ma questi qua sono ancora alla roba. Filtros. Oh, Zyklon. Zyklon. Rodenticide. La ricina non ce l'ho. Merda, guarda. La fanculina a lui, bello. Quindi abbiamo noi il arsenic, night, cyanide, ochratoxin, tetroxin. Eh sì, Zyklon ce l'abbiamo, ok, quindi ci manca la ricina. Rodent non ce l'abbiamo, la ricina. Lemlock, la fanculina. Cyanide ce l'abbiamo. È la Bufagin, che cazzo. Minchia, quanti ce ne sono? Iniziamo da questo. Pesticida. Non c'entra un cazzo. Secondo me dobbiamo leggere solamente la prima.
Little living in small doses extracted from the seed of the Ricinus communis plants. Ma le Ricinus. Ricinus. Sono dei semi, non c'entrano un cazzo col vino, vero? Berries, forse l'uva, che cazzo ne so. Hemlocks, eccolo qua. Eccolo qua, l'alcol, l'hemlock. Allora ci siamo, struzzis. Oh yeah, baby. Quindi abbiamo il cyanide, che era il warfare, l'hemlock, che era l'alcol. E questo, leggiamo gli altri tanto per ridere. Green Mamba, Most Venomous Snake, questo sarà tipo il simbolo serpente, non abbiamo visto. E là è la rana. Oh yeah. Ho traduttore invece di fare il frigo British coglione. Puoi bannare Scarelle per 2529 secondi, visto che figo lo sono. Addio. Sbatti, Ciao grazie. Marco, puoi consigliarmi un ristorante sushi a Milano? Certo, all you can eat di fascia bassa, dove però mangi buono. Ti consiglio l'amico sushi, prezzo 25-27, fascia alta 35-37, ti consiglio l'Ayu sushi, Ayu. Se invece vuoi andare alla carta, ti consiglio tantissimo, non fa solo sushi, la Bentoteca, ti consiglio, oppure alla carta in realtà sono quasi tutti buoni, però la Bentoteca è buono perché sono italiani e fanno robe anche fusion. Là ho mangiato il midollo. No! 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 Ok, sì. Ah, il bicchiere mi serve. Quindi via, la Bentoteca, altrimenti cerco qualcosa alla carta. Sono tutti buoni abbastanza. Quindi bicchierone e quindi noi abbiamo mezza pistola, due di quella roba, ma qua c'è tipo una roba. Non potevano metterlo qua, un cazzo di. La torciona. Questo cos'era? Ah sì. Quindi mezza pistola, due alcol e mezza strega. Quindi questo qua è solamente mezzo, quindi cyanide era la pistola, giusto? Collega, apriamo e becchiamo un po' di riempi. Riempi di nuovo. Posso farlo? Ok. E qua è sbagliato perché questo è uno intero, giusto? Ok. Quindi questo è uno intero e posso buttarla sta merda qua. Perso. Ok, questo posso gettarlo nel cesso. Va bene, metà di cyanide, quindi. Due di alcol che era. Ragazzo era. No, Nightshade era le witches. Nightshade era le witches sicuro, ma facciamolo. Facciamo prima il due alcol. Scollega. E mettiamo l'alcol che era sicuramente l'hemlock. Ok. Uno. Due.
due. È metà streghetto. Ehi tu! Streghetta che era? Il Nightshade. Buono questo chinotto che ce l'hai in casa, che bello sarebbe. Chinotto quando vuoi. Quindi? Qua faccio capire che è giusto. Riempi. Merda, ce la dobbiamo iniettare? Dobbiamo iniettarcela? Dobbiamo uccidere quel fio di puttana di vetro? Vediamo. Oh, quella macchina l'ho presa. Ehi là, piccolo Kirby, abbraccio per il miglior tester di horror della storia. Sono proprio io. Mua, grazie mille, bro. Sono quasi, grazie mille. Dov'è quello spaparanzato? No. E là. Minchia, lo sapevo perché c'era sta roba qua che era troppo da ospedale. Take this. Oh merda. Diciannove e dieci. I numeri. Ma bisogna segnarli? 9. Che figo. Ma sono tantissimi! Ma sono tantissimi! Ok. No! No! No, ora lo rifai. Raccogli cose. Non farmi rifare quella merda, eh! Mettilo, di nuovo. Ok. 10. 0. 3. 11. Molto sneaky questo 1. 5. 2. Babi Bobu ha donato 2 euro. Baby Bobo Bobo Babi Bebe Babi Bebe Bobo Bubu Baba Baby Boba Bu Bebe Bobi Bubaba Bebu Baba Baba Bebe bobibi baba babobi bibi bubu baba 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 bubu bebe baba bobi boba bebe bobi baba baba bobi baba bobi baba bob. Ci sono alcune cose nel mondo che non sai desiderarle appena le ottieni.
da quando non le ottieni, veramente. Questo è uno di quelle, grazie. Baba bibo babi. Io sono il primo appuntamento. Bro, ieri con Mario dicevo dove è finito quel pezzo di merda. Non hai idea di quanti wannabe you sono apparsi in chat. Come stai? Suri curri. Che cazzo ci fa questi numeri qua? Volevo portarli al PC ma ho pensato, aspetta, ma li ho scritti io. Ciao bro. Intanto mettiamoli nel computer perché non si sa mai moriamo. Ragazzi, ho scritto i numeri della cinepresa, no, del video in questo foglio. E per la prima volta, ecco, lo tolgo per darmelo a me. Oh, ciao, lavora Spanti. Come stai? Amici, oggi è un po' un throwback, eh? Ero in Spagna. Porta il rullino nel PC, bro. Ah, vero. Hai ragione. Sbaglio, è lunghissimo questo enigma. Abbiamo già fatto tre cose diverse. Dammi, stupido. Beh, io penso che i veleni possiamo veramente. Devi fare 2 euro se vuoi farti sentire, se no non vale niente. In Spagna, vabbè. Ho fatto caca. Saponetta sgravata. Hai fatto caca? Ti sei pulito? E vai. Film. Io spero che. Io spero che siano in ordine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, solo, ok. 10, 0, 3. 10, 0, 3, oh, 3. 11, 7, 4, 9. 11, 7, 4, 9. 12, 6, 1, 5, 8. 12, 6, 1, 5. 8 e 2, 2, 2, 2. 2. Mi cago sempre addosso. Ma devi metterle in ordine, credo. Non erano già in ordine? Non erano già in ordine?
No, non. Ciao Marco. Ciao Dudux, come stai? Un bacione. Erano già in ordine, ho solamente messo i numeri. Poppy Poppy ha donato 2 euro. Povero Dududada. Ci penso io. Poppy Poppy po poppy pape po pipo pipo pu pipo pipo papi papapo po 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 papi papi po. Danneggiato? No, non riavvolgi, toglilo. Chiudilo. Come faccio a riordinarlo? Come faccio a capire quale scena è quale scena? Non capisco. Devo creare un film. Ok. Quindi questa. Ok, facciamolo. Ok. Creiamola direttamente qua. Così, no? Ok. Ok, 0. Cazzo ho fatto non pensarci. 3. Quattro, cinque, sei, sette, nove. Dite che devo togliere i numeri? Io pensavo che ogni scena doveva avere un numero. Ok, FBU. Andiamo a vederci il vero film, andiamo a vederci il vero film, andiamo a vederci il vero film, il vero film. Becca di questo, io. Zero. Che sta andando. Due. Quattro.
Eccoci, eccoci qua. È lui, è lui. È lui, è lui. È lui, è lui. Eccoci qua. Sei quasi alla fine, oh merda. Come il destino di quella donna. Quale, 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 quale? Senza sé figli fino all'ultimo respiro. È così la prima tragedia e bel luogo. Quando sei pronto, procedi. Happy birthday, mom. Ho sbloccato. Scarella chiede perdono e allora rimettiamolo. Comunque avevo detto di... Non di bannarlo. Ora dona una parte di te. Dona noi una parte di te. E lascialo abbandonare questi strati di specchio. Che figo iniziare da qua. Un attimo, Che succede qua, ragazzi? Ai figli. Merda! Do not be afraid. We finally found the chance to chat a little. You say? Sorry to interrupt the Chandran's story, but look at it this way. I have spared you from further pain, both physical and mental. Is Earl Grey fine for you? Preferirei classic, oh, grazie. I will go with the other one then. I wish I could introduce myself, but unfortunately, I do not possess a name. You can call me Sack of Meat, since that is the form I had when I started to assimilate your data. I miei dati? Do you want some milk with it? No. Very well. I wonder how it tastes with milk. All I can do to repay my debt is giving you the answers you are looking for. But this is not the ideal place to do it. Dove lo facciamo? Good. The fourth enigma will do just right. Please take a seat. Ragazzi, ma lei non è altro che la tizia del PC? Take a seat. Do you remember the rules? Oh, merda! Players have 8 pawns and a move list at their disposal. Each turn, they can move one of their pawns according to where they are on their list. Opposing pawns can be captured by moving a pawn right on top of them. And when all the moves on the list have been used, the one with more pawns still in the game wins. A very simple game. I like it. Okay. Let us have a nice match. Okay. Before we begin, though, I want you to know that you will not get out of this place alive. Ma è orribile. I have nothing against you, but that is how it will end. Hmm.
Are you ready to play? Sì. Good. We will play a best of three. The first one to win two matches wins the game. Ok. Draw your move list. Want me to take the first move? No. Go ahead then. Uno su. You just need to move a pawn. Devo mangiarle. E devo per forza fare uno su. Quindi per forza questo. Ok. Uno a sinistra. Non c'è niente a uno a sinistra. Lei che cazzo ha? Due a sinistra. Quindi lei a sinistra potrebbe mangiarmi per ora un cazzo di niente. Perciò direi che vado qui. Cinque su. Merda, ok. Lei poi ha 4 giù. 4 giù, 1, 2, 3. Non può mangiarmi un cazzo. Manca di questa, stupida. Ok. Uno destra. Did you know the mirror can only be crossed while it is reflecting a tragedy that took place in this apartment? No, non è vero. Negative feelings, extreme emotions that lead to death. Ah, mentre succede dall'altra parte. This is what triggers the rift between dimensions. This and the condition that the one traversing it is a complete organism. Io lo sono. Quindi voi non potete venire dall'altra parte. You see, this worried me to no end. In the beginning, I should have inherited the collective soul, but even its knowledge on the matter was quite limited. That person, Marconi, believed that the soul was something more akin to spiritualism. Marconi. But the human soul actually originates from the amount of information it possesses. In short, my soul is a cluster of informations gathered from you and other players. Yours, in turn, is a cluster of all the people you met and the experiences you have lived through. This is why that monster cannot cross the mirror. Quel cesso. Every time he caught you, you felt it, didn't you? Its cold body. Sì. A lifeless corpse. Sì, lo odio. Fa schifo questo gioco, comunque. Uno giù. Sì. Brava, hai vinto. Quindi ho 5 sinistra. E lei c'ha uno su, quindi meglio di no. Facciamo, ah sì, facciamo questo. Ah, ma uno su potrebbe essere anche questo, cazzo. Mi sa che mi fotte. Posso bere il mio? Ma allora che cazzo ho letto? Uno su e non posso fare niente. Cinque destra. Olè! Due su. Perché questo... perché questo arriva là? Ah, perché due su, quindi uno, due. Oh. Throughout the game, have you ever thought this might be a controlled environment? Sì.
An advanced experiment led by some secret society watching your every move. Sì, My Madness Studios. Have you ever thought about that? Sì, Ivan. Haha, it's only logical, but no. This story is much more humane than that. Lo so. Anyway, I may have not specified this before, but if you lose 2 out of 3 games, I will kill you. Ma ti vincerò facilmente? Lei adesso ha 4 su. E non può fare un bel cazzo di niente. Music, would you like some? Can I put some on? No, grazie. Oh, such a shame. Maybe later then. Voglio concentrarmi, non sono molto bravo in queste cose, sto vincendo a culo. Ok. As I was telling you before, we are in need of a tragedy. Una tragedia. Otherwise, neither of us will get out of here. If you win, I will not kill you. But you will eventually die of fatigue, and this place will have its tragedy. Beh, morirai tu allora. Oh merda, ho mangiato. Merda. Beh, se finisco le mosse, io ho più pedine io. Ho vinto. Merda. Could you possibly be thinking about how to kill me? Sì, l'ho appena pensato, l'ho appena detto. Do not bother, you cannot. Ok. Peccato di uno. Vinco io, baby. Se questa non la sposta, dopo la mangio. La sposta... merda, l'ha spostata. Oh, yeah. Sto vincendo? Cazzo, fai proprio schifo. You are really good at this game. Well done. Grazie. Maybe I should put more effort into it. No, vincerò io. You know, I cannot wait to get out of this place and visit your reality. However, there is something bothering me. Cosa? When I will show myself to the world, I fear nobody will accept my existence. È proprio così, sei molto strana. Maybe they will try to kill me. Sì, sicuro. But this body of mine is still all to discover. Who knows? Maybe I am able to kill others by thinking it, just like in that book from the studio room. Huh? Now forgive me, but I want to observe the dimension as it goes through its apoptosis mechanism. The collective would be proud of me. Il libro Midnight in the meanwhile, Melody. Do make yourself at home, and do not worry about the monster. Vincio io, ho detto. I did not have much time, but I found a solution. It will not trouble us anymore. Okay. Tragedies are complicated things. I would have never let the monster kill you. And this way, it will not be able to lay a hand on me either. Later, then. No, volevo giocare. Quindi? Insert here. Gli specchi rotti. Un pezzo di vetro. Un altro. Gli uguali. No. Un altro. No, penso siano
Ho vinciuto, sì, ho vinciuto io. C'è qualcosa che non va. Forse si è aperta quella famosa stanza. Questa? Fanculo. Sento strani rumori. È possibile che mi servano tutti? Non penso. I see you are eager to play again. Ho un pezzo di vetro. Shall we start then? So be it. Take here when you are willing to play. Devo fare qualcosa prima? Forse devo ucciderlo? Ricreare lo specchio mi sembra una cazzata, lei l'ha rotto per non far venire quello. Vabbè dai, sediamoci. I see you are eager to play again. Sì, ho anche un pezzo. Shall we start then? Sì. Perfect. You took the first move before, so I will start this time. Ok.
Shame you could not experience the third one correctly. Cioè? The third enigma broke, thus its layer reconstructed itself based on instinct alone. Even a rotting husk has its own rules, it seems. In any case, I am sorry to have interrupted your experience during the fifth layer. But there was no need for you to go through it. Perché? The collective did not expect I could be ready so soon, and yet, here we are. Haha. Haha. Paura. Non posso fare un cazzo. Lei dopo A. Uno giù. Uno giù. Ora come ora non mi fa niente. Dopo lei A e due destra e non può farmi niente. No, merda, no, non avevo visto questo. Ma è idiota, poteva mangiarmi questo, perché non l'ha fatto? Cinque su questo, che lo mangio, ragazzi. Anche questo. Merda, siamo in pericolo. Ma did you find your visit to the underground floor of the radio station interesting? I wonder if, other than me, you heard or saw something peculiar. Due giù adesso lei ha. Uno giù. Non può fare niente. Perché? Ah, dopo veniva 4. Merda. Muori. Devo vincere, devo assolutamente vincere. Aiuto! Devo. You sure know your stuff on Starbreeze. I can only hope to have inherited your reflexes. I mean it. Non metterla.
No, mi mangerebbe. Sono morto. Fanculo, mangiami. Ma sei stupido? Ma... Peccato. You are not that bad, but if you care about your life, maybe you should put more effort into it. Pare giù il cazzo. If you lose again, next time I will kill you. Understand? Sì. Ci sono. I see you are eager to play again. Shall we start then? Sì. Perfect. Va bene. I took the first move before, now you go ahead. Allora, uno su. E possiamo battere questo, ma lei dopo ha pure lei uno su. Non può battermi un cazzo. No, può battermi questo. Quindi facciamo questo. Uno su di qua. Non so cosa cazzo ho pensato, sono uno scellerato di cazzo. Va bene, 4 destra. Non posso mangiare niente. Lei ha uno sinistra. E non può mangiare niente tranne questo. Ego di Marco Merrin, ho donato 2 euro. Sì, è vero. Le donne si fanno chi vogliono, mentre gli uomini si fanno chi possono, però è anche vero che nella vita gli uomini diventano chi vogliono, mentre le donne diventano chi possono. Ma il mio ego non direbbe mai questo, in più non deve dire niente l'ego. 5 su. 5 su. Non può fare niente, non può fare niente, non può fare niente, non può fare niente. Qua mi ammazza. Merda, ho paura. Dobbiamo stare attenti. Gioca! I noticed that in the fourth layer you had no mercy for the old man. Was it because he scared you, or could you feel his bloodlust under your skin? È la seconda. If you were given a weapon in a dangerous situation, would you always use it without hesitation? Sta cosa è figa, perché effettivamente non c'è pensiero, nel senso... Ciao amico, mua! Che stai facendo? Io gioco a un gioco italiano. Horror. Quindi lei ha 3 destra. 3 destra, può mangiarmi questo e basta. Può mangiarmi questo. Merda. Merda, me la può mangiare qualsiasi. Mangio quello e gli mangio questo. Merda, 3 giù, ero non 3 su. Ho perso, sono morto. Perso totalmente, stupidissimo. 2 giù. Lei adesso ha... Quattro sinistra. Ho 3 giù. Ha 3 giù, no? E non può fare niente. Giù per lei è di là. Giusto? Ciao bello. Ciao. Tre giù. Quindi devo mettere questo 4 centimetri e mangio. Sì. Tre destra. Ah, non era 3 giù. Ora 3 giù.
Non può comunque fare niente. No, può mangiarmi questo. Ma... How is it to die of electrocution? Ma sto sbagliando tutto. I am talking about the fifth enigma. Okay. I know you could only perceive a pinch of real death by electrocution, but I would be curious to know if it hurts less or more than to be impaled by the monster's blade. Non sto capendo niente. Quindi, e adesso a sto cazzo di tre giù. Questo non può fare niente, questo non può fare niente. Che palle sta musica. Uno a sinistra. Merda, merda! Non può fare niente, vero? Quattro sinistro. Niente, 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 niente. Vabbè, rimango qua allora. Tra giù. The creatures in the layers have outlandish shapes, some dictated by memories and others by chance. Olè. My understanding of the human world is vast, thanks to you. Cinque sinistri. However, there are aspects of the mirror that I still can't grasp. I really merda, wish I could merda. Understand. Devo uccidere questo. Devo uccidere questo per forza. Morri. Ok, ok, ok. Siamo pari. Quattro giù può fare adesso. Ora come ora non batte un cazzo. Però devo giocare di strategia. Tre sinistra. Se non sposta questo posso batterglielo con questo. E se non sposta questo glielo posso battere con questo. Mi sa che è fottuto lo stronzo. Può fare solo tre sinistra. Divertiti, coglione. Ok, posso mangiare quello là. Lui ha tre destra. Questo glielo mangio. Tre destra non può fare un cazzo. What do you think I will do once I get out of here? Non esci, non rispondo. How about this? I will not kill you. Pietà, vuoi farmi? I will wait for another victim to end up in the apartment, and at that point we will escape together. However, once out, I will kill everybody you hold dear. Ma perché? What do you think? Do we have a deal? Okay. I was not actually serious. Maybe it was cruel of me to propose something like that to you. Più che altro non vincerai. But perhaps, between the two of us, the truly cruel one is you. No, ero solamente comico. Do you care that much about your life? Beh, certo, cazzo. Mi giocare adesso. It is legitimate. We call it self-preservation instinct. We call it. Vuoi chi? Or there could simply be no one waiting for you outside. Maybe you were thinking of tricking me somehow. I sincerely hope yours was a joke, too. Va bene. Ok. Lì adesso ha due giù. Due giù, uccidermi questo e basta. Ok. Tre a sinistra. Adesso lei ha cinque destra. Questo non fa niente, questo non fa niente.
Questo niente, niente. Niente. Quindi devo posizionarmi per fare questo. Se lo sposta questo, lo mangio con questo. Quindi... non spostarlo, non spostarlo, non spostarlo. Vai! There is nothing else to say. We can only play our time away. Ora vedi che cazzo ti faccio. Non voglio vedere neanche la mossa dopo tua. Ti ho battuto. Stupida. Quattro sinistra. Quattro sinistra anche lei. Niente. Vabbè, figurati questi. Tre giù. Non mangio questo qua, quindi vabbè, rimango così. Non spostare questo, non spostare quello, non spostarlo, non spostarlo. Non spostare quello, non spostare quello, non... oh no! Adesso a 4 su, può mangiarmi questo. E basta. Ok. Adesso a 1 a sinistra, non può mangiarmi. Quindi giochiamo di difesa e abbiamo vinto. Uno su, non può mangiarmi niente, ma ti mangio io, stupida. Esco il coso perché ho paura. Tre sinistra e come al solito non può fare niente. Ho vinto! Ho vinto. Congratulations. You won. Ho vinto. Anyway, I was just joking. Anch'io. I do not want to kill you. I am immensely grateful for what you gave me. Were you scared? Hahaha. Beh, sì. I already told you. Your death is inevitable and I'm afraid I desperately need it. Hey. But unless you are willing to die, I will let you live. I just wanted to see your reaction. Even in a time like this, I cannot stop gathering informations. It was a mean joke. I should not have. I'm sorry. Tu sei crudele allora. But I know how to make you forgive me. Vediamo. Maybe you need some informations as well, to let your life go with a light heart. Do you want to see the collective? Beh, sì. Good. Follow me then. Come downstairs. Downstairs? La porta segreta? È sempre! Downstairs è... allora, all'inizio. Wow! Un altro pezzo di vetro. Ciao, io veramente raccogli sti pezzi di vetro. Vedo niente. Vedo niente. Vedo niente. Vedo niente. Dovevo fermarmi nella porta di prima, vero? Vedrò niente. Oh, la torcia scemotto, non ce l'ho. Merda. This is the collective, but it's dead now.
To be exact, the collective is wherever your gaze ends, while you access this reality through the mirror. This specific place is nothing more than its heart. That is to say, the collective is what you would normally define as a dimension. Since I stopped gathering information from inside my cage, it's here that I spend most of my time. Anyway, I have to apologize. However interesting, it does remain a lousy spectacle. Beh. Let's go back upstairs and start another game, shall we? Ma ho vinto io! I will wait for you there, but for real, you should not probe the heart of the collective. It's way too easy to get lost in there, and then I would have to come search for you. Su Simone, grazie dell'abbonamento, ma perché? E se vado? I see you are eager to play again. In realtà no. Shall we start then? Sì, ma era la fine quella là. Perfect. You took the first move before, so I will start this time. Non voglio giocare. Un po' di musica. Uno destro. Posso ucciderlo. Vero, merda. Mori. Mori. Muori. Ma sbaglio. Oh no. Muori. Fanculo. Quattro sinistri. Merda, perché?
Uno destro. Ecco, mi mangio. Muori. Questo giro è on fire. Sto vincendo io tantissimo anche. Oh oh. Merda, me ne manca uno per fallire. Quattro destri. Lei ha due giù. Non può farmi un cazzo, no. Sei giù. Sei? E lei ha 5 destre, non può fare lei. Tre giù. Continua a non poter fare nulla. Un 6, 6 sinistro. Questo lo mangio. C'è un ruolo. Congratulations, you won. Lo so. Oddio, basta. Provo a fare un'altra tiscuoio, ragazzi, non farò mai più un'altra partita, vi giuro. Tornare, vero? E mi sa che dobbiamo andare dal collective. Roccolo, grazie mille. Dobbiamo andare dal collective. Grazie l'abbonamento, bro. Prima volta con noi. Un bacino. Mua! Merda quanto era buono quel sushi, ne vorrei tantissimo di più. Un po' strano sto posto. Se fa un'altra gli do il Prime, Marco. Sei già abbonato. 10 sub e faccio una partita a quella merda di gioco. Di avere un bel pisello. Molto strano sto posto.
Marco, forse i pezzi di pietra devi ricomporre uno dei tanti specchi. Sto iniziando a pensare che sia veramente così. Sicuramente iniziando a pensare questo. Con cosa stai facendo in questo momento? Continui ancora a scoraggiare in faccia al tuo amico Daniele oppure non lo fai più da quando è stato bannato? Non lo faccio più da quando mi sono. Da quando è morta come battuta. Divertente all'inizio, ma Marco falla vincere, dici? Non voglio giocare a quella roba. Non penso proprio bisogna. Normale è quasi aperto. Posso buttare questi? Marco, leggi un libro. Quindi questa era la gabbia dove c'era lei. Insert here, sì, ma non si può fare niente. Ed era di un altro enigma, è come se siamo un po' in una zona di debug. Mezza scopo? La faccio vincere? I see you are eager to play again. Shall we start then? Mori. Perfect. E la faccio vincere stavolta. I took the first move before, now you go ahead. Facciamo mossa a caso. Andremo veloci. Mangiamele tutte, mangiamele tutte. Veloce. Uccidimi.
eager to play again. È palese che devo fare qualcosa. Shall we start then? No. So be it. Take here when you are willing to play. Marco va a provare un'altra partita di Switch alla live di Victor. Dobbiamo forse trovare uno specchio. Uno specchio non rotto. Ma non si può entrare da nessuna parte. Ciao Marco, ti voglio tanto tanto bene. Mi fai un jingle che comprenda argomenti come questo gioco bellissimo e la pupù sulla pizza di Daniele? Grazie. Quando gioco a horror come questo, ricordo la pizza col pesto, con la differenza che c'era qualcosa di strano. E se geograficamente sei curioso, da dove veniva quella cosa? Ecco la rima la faccio con l'anno, perché era merda, oh, era merda, oh, era merda, era la mia, pam 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 pam. Ecco la mia, il mio jingle, il peggio di tutti. Vabbè, avete, siete sempre un po' crudeli voi, eh. Questo pesto. Geograficamente addirittura visto? Ragazzi, cosa faccio? Qui. Butti pezzi vicino a dove si siede. Devo fare uno, devo creare uno specchio. Non è una brutta... Nascondi. Puttana la Madonna. Usa. Ok, usa. E direi che vi ho preso pure in giro. Vi ho preso pure in giro. E dove cazzo li ho buttati tutti gli altri? Ragazzi, vi ho preso in giro prima. Sono stato un figlio di puttana, veramente. Dobbiamo sempre ricordarci che la risposta più semplice è quella giusta, e stavolta devo ricordarmelo io, scusatemi. Che ne abbiamo un'infinità di sti cosi. Mancano due? Oh merda, non dirmi che uno l'ho buttato nell'abisso finale. Oh, no, invece è una croce. Gioca? I see you are eager to play again. What have you done? Oh, oh, oh merda! Mi ultra dispiace. Mi ultra dispiace. No, 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 fermo. 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 Parte della tua anima.
ormai non c'è più bisogno. Siamo morti. Grazie per aver dato identità al nostro figlio. Ci curiamo sulla viva al vostro crudele mondo. Merda. Grazie a coloro che ci hanno raggiunti, aiutati. Minchia, ci sta ringraziando a noi che abbiamo giocato. Vi attenderemo in questo luogo. Abbiamo liberato l'uomo. Quanto a te, se stai leggendo, per favore, trova Beatrice. Ma che cazzo vuol dire? E dire che ogni cosa è. Merda. Fammi entrare in questa merda di porta del cazzo, Ivan. Guarda come prendo in giro il tuo gioco. Hai visto? Voglio entrare in quella porta. Cazzo è Beatrice? Merda, pure qua sono andato. Grazie Bacock. Merda, ha chiuso il collettivo. Devo entrare là dentro. Cosa cazzo vuol dire?
Una delle prime cose che provammo a fare fu rimuovere un pezzo del grande specchio dell'ingresso. Con grande sorpresa scoprimo che lo specchio era capace di generarsi come se guarisse da una ferita. Questa pellicola è nascosta in un angolo remoto dell'appartamento e ogni giorno di tante famiglie nel tempo vissuto qui appartiene sicuramente a Rebecca Chandron, madre dei due fratelli, proprietari del palazzo, tutti e tre, si trasferirono all'appartamento 12 una volta tutti finiti tutti i lavori e furono proprio loro a installare lo specchio nel muro d'ingresso. Alle volte viene da pensare che sia incredibile come la casualità ci ha portati qui oggi per vivere questo specifico momento. Grazie di essere stato parte di te. Wow. Come si entra con quella merda di porto? Is there a way to watch the bonus film reel? The bonus film reel? Ah, oh no, non penso. Ringrazio Marco chi? Finito, ma cerchiamo Beatrice. Sono ancora vivo. Ci sono portati dall'appartamento, qualcuno ha scoperto come aprirle. Peppe Jacket ha lanciato 200 bits. Ciao Victor, benvenuto su questo canale. Siamo sempre felici che tu ci venga a trovare. Ci migliori la serata. Cos'è questa cosa? Vado a cercare Beatrice? Beatrice Stern. Cazzo è sta roba? Ma cos'è questa roba qua? Che figo. Che figo, che bravo. Search for the key on the marble block. This is not a game, I'm sorry. Che vuol dire? Carlos. Dov'è il marmo nero? Marble black. Ah, aspetta, sarà nella stanza delle statue. Marble black. Ragazzi, questo qua non è scritto da qualcuno. È di Beatrice, non so dove cazzo l'ha trovato, ma è di Beatrice. Marble block, quindi sarà qua. Ah, block! Allora sarà davvero qua da qualche parte. Perché ho detto black? È sicuramente qua. Sia dall'altra parte? Ma non è la fine del gioco? A quanto pare è un endgame. C'è un postgame. Dove l'ha trovata questa roba?
È il primo che trovo nel gioco. È un trucco effettivamente nel gioco. Ah, ci sono cascato. No, ma io voglio entrare in quella porta. No, dai, dov'è Beatrice? Chi cazzo è? Sei stato ivanato. Leggi Ian Marcone. Che devo leggere? Il martello. Quale martello? Quale cazzo di martello? Quale cazzo di martello? Il martello, quale ma quale? Testa di cazzo, quale? Che mi ha fatto tornare qua perché sono comunque speranzoso. Questo? Bannato Assenzio. Per sempre. Ivan, dimmi basta se sto sbattendo la testa contro un muro, please. Sembra un sogno davvero, purtroppo non è riuscito a pagarci, forse la bolletta. Basta. Ma io è stato veramente bellissimo. Merda, dobbiamo tornare ai giochi fatti di fogne.